opera per mezzo di coloro ai quali Dio affida la porzione del suo tempo. Al nostro fratello in Cristo, sacerdote Lorenzo Piazzolla, nato a Barletta, in provincia di Bari, il 30/12/1972, ordinato presbitero il 7/12/2000, salute e pace. Avendo per divino volere e per mandato apostolico l'alto ufficio di pace dei greci di Cristo, e volendo assegnare il nuovo pastore alla parrocchia di Sant'Andrea Apostolo in Diesi, ti chiamo a svolgere nella comunità il ministero di pastore, dopo il trasferimento dall'incarico del sacerdote con il primo Sardegna, che ringrazio per il prezioso lavoro svolto in questi anni. Certo come sono, se guidato dallo Spirito Santo, lo spiegherai con l'impegno di entusiasmo. Pertanto ti nomino parroco a decorrere dal 1° novembre del prossimo 31, tanto per intera amministrazione con tutti i diritti e i doveri a te l'ordine di riscano. E a te certus tempus, per un massimo di 9 anni rinnovabili, come stabilito dalla CEI nella delibera numero 17 del 6/8/1984. Dispongo che la presente nomina venga trasmessa all'Istituto Diocesano Consultamento del Clero e notificato alla Prefettura di Campobasso. Colgo l'occasione per ribadire alla nuova comunità parrocchiale ad accogliere volentieri come loro padre e guida, e a corrispondere e collaborare con generosità a suo servizio pastorale. Ti esorto a lavorare sempre in comunione con i fratelli della Vicaria e in tutto il ministero pastorale per dare testimonianza reale di amore fraterno. La benedizione di Dio Onnipotente scenda su di te e sulla tua nuova comunità. Dato a Campobasso dalla Chiesa Arcivescovile Metropolitana a il 28 ottobre 2022, l'Arcivescovo Padre Giancarlo Bregantini, il Cancelliere Arcivescovile Saverio Di Tommaso. Affida a Don Lorenzo, che è parroco qui, sempre in cuore,
ti serva e ti lodi senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, che vive e regna con te, e l'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dare il nome del Signore, là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Aleluya, aleluya, aleluya.
In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere. I capi invece deridevano Gesù dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per volgergli dell'accetto e dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei giudei. Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male e disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Io risposi: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Parola del Signore. Bene, ve la faccio subito. Chi vince?
la squadra. Vince la squadra. Ecco, questo è importante. Tutti hanno fatto un bel pezzo di strada, Don Peppino, molta strada in grande gioia riconoscente in questa parrocchia. Don Lorenzo nelle altre parrocchie di Fredde, le altre parrocchie, ma soprattutto ciascuno ha servito il regno di Dio, di cui oggi è festa. Però in questo passaggio non c'è il gioco personalistico di vincere, ma di vincere insieme, di vincere come squadra, di vincere in gratuità, di vincere in coraggio e in speranza. Ecco perché mi pare di dirvi alcune cose, carissimi nuovi parroci, Don Peppino e Don Lorenzo. Tratti queste cose che io vi dirò, questi insegnamenti, dal Vangelo di oggi, che è il Vangelo della legalità, che ci insegna l'arte della gratuità. Impariamo da quello che ha fatto Gesù, in quattro passaggi importanti. Primo passaggio. La cosa più bella che ha fatto Gesù, quando si è accorto della realtà tutta grave della sua morte, ha detto: Signore, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Ebbene, carissimi sacerdoti, sia Don Peppino che Don Lorenzo, imparate l'arte del perdono. Tante volte, davanti a tante situazioni complicate nelle parrocchie, davanti a tanti momenti misteriosi che avvengono nella comunità, la capacità di dire: Signore, perdona loro. La sera nel tabernacolo, davanti al tabernacolo, nel silenzio della sera, ripassando la giornata, i volti, i momenti difficili, a tratti anche eroici, sappiate ripetere queste parole: perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Anzi, diciamolo tutti insieme: perdona loro, perché non sanno quello che fanno. L'arte del perdono è l'arte della legalità, l'arte di chi sa dare valore grande dell'amore gratuito. Il vero momento della gratuità è proprio il perdono. Il secondo dono che auguro a voi, carissimi sacerdoti nuovi, ma lo dico anche per tutti, è trarre quelle parole che dice la gente davanti a Gesù: ha salvato gli altri, non ha salvato se stesso. Scusate, vi auguro proprio questo. Carissimo Lorenzo, carissimo Peppino, non pensare di salvare te stesso, ma salva gli altri. Ce lo dico ai sindaci, lo dico alle autorità, lo dico a tutti voi, lo dico a ogni famiglia. Guai a chi cerca di salvare se stesso. Benedetto chi si mette a disposizione degli altri per salvarli. Del resto la storia dice che l'unico modo per salvare noi stessi è salvare gli altri. Se lo ripeto, l'unico modo di dire: io, Signore, faccio la parte mia, è aiutare gli altri a fare la propria parte. Salvare gli altri, non te stessi. Terza cosa. Abbi la cura anche di chi ha sbagliato e sappi dire proprio chi ha sbagliato, carissimo nuovo parroco: oggi tu sarai con me in paradiso. Pensate che frase meravigliosa, detta a un delinquente, detta a uno che era per te: oggi tu sarai con me in paradiso. E da qui io vi auguro un dono grande: rendi, carissimo parroco, rendi grandi le cose piccole. Il tuo borgo, questo bellissimo borgo di Jesu, i giovani, i cuori delle nostre famiglie, i deboli, gli ammalati soprattutto. Ecco, gli ammalati sentono la tenerezza del Padre, la sua visita, il suo incontro. Lo dico anche
per esperienza personale in questo mio momento. Aiutare gli ammalati è rendere carico di vita e di passione spirituale e pastorale l'intero Vangelo. E soprattutto, mai umiliare nessuno. Che brutto vedere che sotto la croce i potenti, i capi, i soldati, il cattivo ladrone prendeva in giro Gesù. Ecco, l'ha salvato gli altri e non ha salvato se stesso. Bello invece quando un parroco sa valorizzare quello che c'è di bello in ogni cuore, anche fragile, anche piccolo, anche sbagliato, da raddrizzare. E soprattutto con un carattere modellato sempre più, carissimo Lorenzo, carissimo Ceppino, abbiate la grazia di consolare, mai mettere l'aceto sulle ferite, ma l'olio della consolazione. Questo è il senso di un prete. Un prete deve sempre aiutare, capire, comprendere, sostenere, soprattutto consolare. Il carattere nostro va modellato e diventerà un carattere di dolcezza. Ecco, queste sono le cose che il Vangelo ci ha insegnato oggi. Entrano nel cuore vitale di ogni prete, nel mio cuore di vescovo, nel vostro cuore di genitori, di educatori. Alcune cose che restano importanti per questa comunità. Jesse è famoso per la sua ruralità, per la sua cultura, la sua storia. È un paese nobile. Sappiate essere sempre capaci di dare questo vigore alla realtà, alla storia di questo paese. Come dice il Sinodo Liber Sinodalis, la nostra terra è una terra amata, alleata, sposata. Qui dobbiamo imparare la via pulcritudine, la via della bellezza, nella cultura e nella storia, nelle tradizioni popolari che sono il volto di un paese. Carissimo Lorenzo, valorizza quello che trovi, valorizza quello che Peppino ha seminato, valorizza quello che c'è stato in tanti anni di lavoro, specialmente attorno alla bellissima realtà della statua di Sant'Anna. Quella statua che ha, come sempre dico, anche se voi non la vedete ora, ma nella sua realtà antica, ha una mano al cielo, che indica la meta, e una mano sulla spalla di Maria. Capisce? Una mano al cielo, l'educatore, il sindaco, il prete, il servo, le cose altre, ma una mano sulla spalla che accompagna. A tutti voi, con il nuovo parco, siate collaborativi, schietti, fratelli, intelligenti. Come dice la prima lettura, nei confronti di Davide noi siamo i tuoi ossa e il tuo capo. Tu passerai come capo e tu diventerai capace come Davide di ungere e di portare le pecorelle al paradiso. Siete schietti ma anche sinceri e umili, e anche umili, perché è importante l'unità, l'armonia, avere sempre il senso della sequela e dell'obbedienza. E infine, voglio augurarvi un dono grande a tutti voi. La festa di oggi ci insegna l'arte della regalità, che vuol dire l'arte di dire: Signore, ogni mio comportamento sia all'altezza, gentilezza, cura delle cose, precisione, attenzione, gusto della risposta, capacità di creare fraternità, bellezza, partecipazione, pace, pace in particolare. Ecco, un vero capo è un uomo di pace, un vero parroco è un uomo di pace, come auguriamo a tutti i governatori di questo momento, perché la pace sia la cosa più preziosa che avviene. Però la pace non si fa da soli, si fa insieme. E ora che voi collaborate, partecipate, dite che ci sono anch'io. Ecco, io vi auguro veramente questo stile di regalità, che vuol dire camminare con un certo tono,
sorridere, parlare, essere partecipi, avere dignità. Ecco, la legalità di oggi è la dignità di una persona che guida la propria comunità, ma anche di una comunità che aiuta il parroco ad essere tale. Siate sempre capaci di poter dire fino in fondo: Signore, dammi tu una mano, tu sei il mio pastore, tu sei la mia sicurezza, tu sei la mia certezza. Aiutami ad arrivare fino in fondo al mio corpo, ad essere capace della nostra vita di dare con passione il meglio di noi stessi. Per Cristo nostro Signore. La vita di un prete, di un parroco, è fondata sulla fede. Per questo ascoltiamo, esercitato solo da lui il credo, solo da Lorenzo lo dice, con lui concluderemo insieme. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese all'inferno, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Ora tutti insieme diciamo: questa è la nostra fede. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professare. E noi ci gloriamo di professare. Cristo Gesù nostro Signore. Cristo Gesù. Grazie.
tutto l'olio. Voi ardente, dedicatamente e sapientemente, il ministero della parola, nella predicazione del Vangelo e dell'insegnamento della fede cattolica? Sì, lo voglio. Vuoi celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, all'ordine di Dio per la santificazione del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Infine ti chiedo, vuoi implorare la divina misericordia per il popolo a te affidato, dedicandoti con assiduità alla preghiera, così come ha comandato il Signore Gesù? Sì, lo voglio. Se vuoi essere sempre più strettamente unito a Cristo, sommo sacerdote, lui si è offerto come vittima pura a Dio Padre per noi, consacrando a te stesso insieme con lui per la salvezza di tutti gli uomini? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Prometti a me e ai miei successori di dare rispetto ed obbedienza? Sì, lo prometto. Ebbene, Dio che ha iniziato in te la tua opera, la porti a compimento. Thank you.
sarà sede e luogo della guida. Carissimo Don Lorenzo, il Signore ti concede di presiedere e di servire sedermente in comunione con il tuo vescovo, questa famiglia parrocchiale nuova che il Signore ti affida. Annuncia la parola di Dio, celebra i santi misteri, testimoni la carità di Cristo. Un applauso veramente. Carissimo Don Lorenzo, accogli con grande gioia i bambini e presso questa fonte riceveranno il battesimo. Aiutati dai loro cari, vivano come figli della luce e perseverando nella fede, vanno incontro al Signore che viene con tutti i santi del Regno dei Cieli. Un applauso alla vita e alla vita.
Ecco, avete sentito? Perché è importante ogni gesto, ogni segno. Guardate che anche per me adesso è molto emozionante vivere questi momenti. Però ti accorgo che la Chiesa è grande, maestra, è sacra. Affida questi segni nella consapevolezza che hanno un valore immenso e a noi tocca mettere in pratica. Per Cristo nostro Signore. Ora vogliamo pregare. La preghiera dei bambini l'hanno preparato, la preghiera l'hanno preparato i bambini. Vogliamo prepararla insieme, pregarla tutti lì. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci il Signore. Nel giorno in cui la Chiesa celebra la solennità di Cristo e dell'universo, a te, o Padre, rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera. Ti affidiamo tutte le comunità cristiane sparse nel mondo e ti chiediamo di riversare nei cuori di ogni persona la tua grazia e la tua forza, perché attraverso la loro testimonianza il mondo ti possa incontrare e possa credere. Noi ti preghiamo. Per il nostro Papa Francesco, per il nostro Vescovo Giancarlo, per Don Bettino, che è stato chiamato a guidare una nuova comunità per tutti i sacerdoti e per tutti coloro che si adoperano nella Chiesa. Sostienilo, Signore, ogni giorno della loro missione e la tua grazia li accompagni sempre, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per il nostro nuovo parroco Don Lorenzo, che oggi inizia completamente il suo desiderio pastorale nella nostra comunità. Assistilo, Signore, in questo nuovo cammino. Sostienilo nelle difficoltà e nelle prove. Il tuo spirito è un animo di forza ed entusiasmo per testimoniare il Vangelo di Cristo e per essere sempre attento alle esigenze di tutti. Ti preghiamo. Per la nostra comunità, perché sia aperta e disponibile a questo nuovo cammino che oggi inizia, accogliendo Don Lorenzo con grande disponibilità ad animo. Signore, fa crescere in noi la fede e uno spirito di amore e collaborazione, affinché tutti possiamo sentirci una sola e grande famiglia, dove ognuno si senta amato, sappia amare e solidale con gli altri. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ti preghiamo, Padre, perché torni la pace nel cuore di ogni uomo, questa pace vera che solo tu puoi donare. Il tuo spirito, Signore, illumini e orienti le scelte di coloro che sono chiamati a governare, affinché ricordino sempre che i popoli che vivono non sono di loro proprietà, ma sono affidati alla loro responsabilità. Sono sotto i nostri occhi sofferenze atroci, prodotte dalla mano dell'uomo, protetti, accorti, sostieni e benedici i più poveri, i profughi, i rifugiati e le vittime di ogni guerra. Noi ti preghiamo. O Padre, accogli le preghiere, le suppliche e lacrime del gioia di questa comunità, di ogni comunità del mondo, di ogni luogo. Porta veramente la tua pace, oh Signore. Ravviva la fede in essi. Dona ai pastori, ogni pastore, la gioia di essere un grande uomo di coraggio,
di perdono e di misericordia per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
pregate per tenere fede, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti disse grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova eterna alleanza, versato per voi.
mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, non proclamiamo la tua resurrezione e la risurrezione della morte. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ti hai resi degni di stare qui alla tua presenza a compiere il servizio e sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo, ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, che la tua Chiesa è diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rai vita perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giancarlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti gli istituti, ammetti alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, e tutti i santi che in ogni tempo ti sono raggiunti, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua voce e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Bello ora, fratelli e sorelle, di questa forza unitaria che ci ha dato l'Eucaristia, stringere le mani a Dio, levando le nostre mani, perché Dio abbia pietà di noi, di ogni fare, il lavoro, la sua infinita misericordia. Alziamo le mani al cielo e diciamo, Padre,
Grazie, oh Padre, perché sei il figlio con il pane della vita immortale. Fatti obbedire con gioia ai comandamenti di Cristo, Re dell'universo, possiamo vivere senza fine con Lui, nel Regno di Cristo, e di dire regna nei secoli dei secoli. Amen. Di molte persone per il ritardo della nomina di un nuovo parroco per gli Enzi, che ho percepito l'importanza della figura di sé. Il bisogno prossimo, sia materiali che spirituali, devono fare riferimento ad una figura che possa rendersi il compito, se non di risolverli, almeno di avviarli. Questo credo che sia un principio che vale sia per il religioso che fa. E credo che sia questo quello che pensa una persona quando si rivolge ad una istituzione. E quindi, confermando la nostra vicinanza come amministrazione, che auguro a Don Lorenzo, certo delle sue qualità, una buona e lunga permanenza insieme alla comunità che ci riesce. Grazie. Le sue capacità
umane soprattutto, io mi sento di dovervele sottolineare. Certo, io non ho bisogno di presentazioni, di mettere in referenze, come si suol dire, perché poi presto avrete modo di capire di che pasta è fatto. Una persona che io reputo intelligente, una persona fina, fine, e con il quale se prontamente aiutato sicuramente riuscirà a dare un contributo importante anche alla vostra comunità, così come ha fatto con la nostra. Quindi a lui auguro, faccio un grande bocca al lupo e auguro di avere un percorso, di vivere questa esperienza con grande entusiasmo e con grande amore, così come ha fatto da noi. E a voi auguro chiedo di accompagnarlo in maniera amicale e amorevole, perché siccome noi sappiamo, noi sindaci spesso non è facile guidare le comunità e quindi c'è sempre bisogno di collaborazione, di supporto, c'è bisogno soprattutto di dialogo, e quello che mi auguro che tra la comunità di Elsi e Padre Lorenzo non manchi mai. Consegno simbolicamente il nostro guardiardetto del comune al sindaco amico ormai Egidio Mauri. Ed è proprio la comunione che può far nascere tante iniziative.
tempi sono quelli che sono e le esigenze del territorio sono sempre tante. I giovani che hanno bisogno di valori forti, le famiglie in crisi, i poveri, gli anziani e gli ammalati che hanno bisogno di una parola di conforto, le persone sole che hanno bisogno di vicinanza e altro ancora. Sua Eccellenza ci ha già illuminati al riguardo con il suo testo per il Sinodo diocesano, dal titolo Liber Sinodalis, di ben 400 pagine, presentato, illustrato e distribuito all'incontro della Forania. Sul libro della copertina troviamo questa frase che racchiude tutto. È il Vangelo che ci chiede di guardare lontano e tutti insieme. Caro Don Lorenzo, sappiamo che hai bisogno della collaborazione di tutti e ce la metteremo in questa. Chiediamo al Signore che ti illumini con la sua luce, ti assista con la sua grazia e ti sostenga con la sua forza. Ti affidiamo anche all'intercessione del nostro patrono Sant'Andrea e della nostra amata compatrona Sant'Anna, affinché possano accompagnarsi in questo suo nuovo cammino. Un grazie di cuore, carico di affetto, va a tutti. Che per ben 17 anni è stata la guida della nostra parrocchia. Con noi ha condiviso tanti momenti belli e tante emozioni, tutte cose che resteranno sempre nei nostri cuori. Poi quando si parla di trasferimenti ti prende l'angoscia e la malinconia. Ormai è già da che sei alla guida nella nuova parrocchia, non ti dimenticheremo mai, anzi cercheremo di tenerci sempre in contatto, magari anche con iniziative che vi faranno che coinvolgono le varie parrocchie. Vi chiedo, non è poi così lontano. 17 anni non si possono descrivere certo in due righe, ma grazie, grazie per le tue omelie carichesi che ci hanno fatto riflettere molto e ci hanno insegnato tanto. Grazie per il tuo approfondito studio che hai fatto su Chiesi, che ti ha portato alla pubblicazione di diversi libri e che resteranno sempre nel patrimonio, nella storia del nostro paese. Grazie, grazie di cuore per tutto quello che hai fatto per noi. Signore, ti assista sempre. Anche ad accoglierlo.
molto. Con lui è stato subito intesa, trasparenza, collaborazione a 360 gradi. Veramente oggi posso dire di essermi commossa. Oggi veramente ho sentito che te ne sei andato, però c'è tanta bella gente qui, ho visto che ti hanno accolto in modo veramente super, e questo ci rende più, come dire, distacco, forse meno doloroso, perché sappiamo che stai in buone mani, scusate. Mi raccomando, trattatecelo bene, perché non se lo merita. A volte è un po' capacchione, ma... Dato che è la giornata internazionale dei diritti dei bambini, dei bambini, io sono un'insegnante, ho preso una mamma, ti chiedo di stare accanto a questi bambini, perché sono il nostro futuro, il nostro presente, saranno i nostri futuri amministratori, quindi con Lorenzo ti prego, stai vicino ai bambini, te lo chiedo proprio con tutto il mio cuore. Un po'
sento. E come dire, vi invito che anch'io dica qualcosa a termine di questa celebrazione. Ogni scelta è vita e morte. Sono le parole che spesso ci ripeteva il mio professore di pedagogia nel corso degli studi filosofici. E sono le parole che spesso ho ripetuto anch'io negli ultimi giorni di permanenza nelle comunità parrocchiali di Brera e di San Massimo, manifestando la mia gratitudine e il mio dispiacere per questo distacco. Ed è con il cuore pieno di questi sentimenti che in questo momento mi accingo a far rivolgervi, carissimi tutti, questo mio pensiero. Innanzitutto voglio ringraziare con tutto il cuore lei, Eccellenza Reverendissima, per aver esercitato la sua funzione di padre che introduce il figlio di questa diocesi ai suoi nuovi doveri e impegni come guida di questa comunità. La ringrazio perché so bene la fatica di essere presente qui questa sera, dopo una giornata impegnativa trascorsa con la Reggio, che immagino abbia messo a dura prova la sua salute ancora non pienamente recuperata. Dio la benedica abbondantemente, donandole ogni giorno, sempre di più, la gioia di servirlo e la forza necessaria per essere tra noi la sentinella del suo amore. Ringrazio tutti i confratelli sacerdoti presenti, il cancelliere, Don Saverio, che ha letto la porta di nomina, Don Peppino, facciamo la parte di lui, il decisore che ha lasciato un segno profondo nella comunità, i sacerdoti della Foraria di Riccia, che sono presenti, con il vicario forano, con Stefano, i sacerdoti della Forania di Castelpetroso, che sono presenti. Abbiamo condiviso, i cari confratelli della Forania di Castelpetroso, insieme un tratto di strada, volendoci bene e restando sempre a disposizione gli uni degli altri. Il Signore vi renda merito per tutto quello che mi avete donato e per l'affetto e il legame spirituale che non dovrà mai mancare. Ringrazio il coro di Castelpetroso in campo. È il meraviglioso dono di questa sera, ma non è loro lui, è per colui. Profondamente convinto che la musica è il veicolo più bello per avvicinare Dio, vi auguro di crescere sempre, sempre di più, in quantità e in qualità. Da voi, benedetti. Voglio ringraziare la mia famiglia, mia mamma, mia sorella, mio cognato e i miei meravigliosi nipoti, che sono sicuro ci stanno seguendo attraverso la diretta Facebook. Avrebbero voluto essere presenti e vivere questo momento con tutti noi, ma sono convinto che non mancherà l'occasione di conoscere la comunità. Abbracciandovi fortemente, tutti insieme vi salutiamo, assicurandovi col cuore vi abbiamo sentito in mezzo a noi. Permettetemi adesso di rivolgere un profondo saluto e un particolare ringraziamento a tutti coloro che vengono da lontano, coloro che sono venuti dalle comunità di Brera e di San Massimo, accompagnati quelli della comunità di Brera, dal sindaco di Castelpetroso Michela, che ringrazio per le parole. Porto sempre nel cuore, con grande nostalgia, le date in cui abbiamo vissuto insieme proprio questo momento gioioso. Il 15 ottobre del 2011 in Brera e il 1 novembre del 2017 a San Massimo. E da allora abbiamo camminato lungo le strade che Gesù ci ha indicato tra gioie e dolori, fatiche, successi, errori e spinte di entusiasmo.
tutto resterà nei nostri cuori, siate certi, come un tesoro prezioso, che nessuno potrà mai portare via. Vi auguro, assicurandovi il mio ricordo e la mia preghiera, un cammino ancora più fruttuoso e ricco di soddisfazioni, mano nella mano con i vostri nuovi pastori. Ringrazio voi, fratelli e sorelle, che componete la comunità di Iesi, mia nuova casa. Dal primo giorno in cui sono arrivato, in tanti piccoli modi mi state manifestando la gioia di avere una nuova guida, un sacerdote che sia punto di riferimento per tutti. Ed anche per questo evento non avete fatto mancare la vostra vicinanza gioiosa e la vostra collaborazione. Ringrazio il sindaco, Egidio, Mauri e tutta l'amministrazione per la disponibilità. Ringrazio i catechisti della parrocchia, le mamme e i bambini. Voglio fare un applauso grande. Hanno dimostrato questo cuore grande, il cuore di una mia che è sempre tanto grande. Ringrazio tutti i collaboratori della parrocchia che in ogni modo hanno contribuito alla riuscita di questa suggestiva celebrazione. Ringrazio il Comitato di Sant'Anna, il Comitato di Sant'Amanzio, il Comitato della Madonna delle Grazie, il Comitato, i rappresentanti del Comitato di Sant'Andrea, le dame di Sant'Anna, come ringrazio con tutto il cuore i panifici e il biscottificio Cianciullo per aver generosamente contribuito alla preparazione del momento di fraternità che vivremo dopo la celebrazione. Spero di non aver dimenticato nessuno. E ringrazio ciascuno di voi, fratelli e sorelle, per tutto quello che avete fatto in questi giorni di preparazione. Come dicevo, con tanti piccoli gesti state esprimendo la gioia e la soddisfazione di tornare a sentire questa chiesa la vostra, di tornare a sentire le campane ogni giorno che suona e trovare la chiesa aperta ogni giorno. Ed è proprio sul solco di questa convinzione che iniziamo questo nostro cammino insieme, partendo da Gesù, dalla sua dimora, che è la chiesa, sì, ma che è anche il nostro cuore. Saremo ogni giorno chiamati e sollecitati ad una continua trasformazione, conversione, a partire dalla dimensione umana che siamo chiamati a recuperare pienamente. Gesù ci invita a seguirlo, a riempirci di Lui, a testimoniarlo della semplicità, ma anche della pienezza e della fermezza della fede. Toccherà a noi, fratelli e sorelle, saper rispondere, saper compiere delle scelte, ricordando sempre allora che ogni scelta è vita e morte, non dobbiamo avere paura di ciò che Gesù ci chiederà, ma con forza ed entusiasmo, come Maria Santissima, che invochiamo madre della nostra vita, diciamo con forza ed entusiasmo il nostro eccolo. Dio ci benedica tutti. Sant'Andrea e Sant'Anna intercedono per noi. Buon cammino. Ricordo solo e terminiamo che dopo la celebrazione ci incontreremo per un momento di fraternità, come dicevo, nella sala consegnata del comune, da cui ci spostiamo su al comune. Thank you.
diamo tutte le mani di Maria. Ave Maria. In maniera di grazia, Signore, con te, sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.